Buongiorno e bentrovati con il consueto appuntamento del TG Mattino di TRG. Vediamo insieme le notizie di oggi, giovedì 21 settembre 2023. Migranti, braccio di ferro con le regioni. Questo è il titolo in apertura con La Nazione. Continua lo scontro sui nuovi centri di rimpatrio. L'Emilia-Romagna fa muro, ma il ministro Piantedosi non cede. Avanti con il piano. C'è l'intervista del quotidiano al governatore della Puglia, Emiliano, del Partito Democratico, che dice: il governo sbaglia, ma se serve noi ci siamo. In fotonotizia per l'appunto anche il reportage dalla frontiera tra Ventimiglia e Mentone, dove per l'appunto si registrano gli sbarchi. Dalle città dell'Umbria le anticipazioni pure, da Perugia tassista arrestato con 2 kg di droga e 62.000 euro, e da Perugia ancora c'è il via libera al restauro dello stadio Curi, ma lo vedremo fra poco. Intanto vediamo anche l'apertura con il quotidiano Il Messaggero. Il rigore dell'Unione Europea non sia ottuso. Il discorso di Mattarella davanti al presidente tedesco Steinmeier: serve un'intesa per la manovra. C'è l'ipotesi di intervento in due tempi, correzione dopo la riforma del patto. Meloni all'ONU: guerra globale ai trafficanti di uomini. L'appello del Premier: seguiteci sul piano Mattei per l'Africa. E poi, tra le altre notizie, la proposta dell'INPS: pensioni meno alte a chi è più longevo. Lo studio: i dirigenti vivono 5 anni di più dei loro impiegati, gli assegni sono da ricalcolare. In fotonotizia siamo invece in Gran Bretagna, dove Londra frena sulla rivoluzione verde. Il premier Sunak rinvia al 2035 lo stop alle auto diesel e benzina. E poi dall'Umbria l'anticipazione anche con Il Messaggero: l'inchiesta, la rotta della coca, la base dei clan in un bar di quartiere. Ne parleremo anche in un servizio. Ma intanto, dicevamo, con La Nazione l'emergenza Mediterraneo in primo piano, il dibattito in Italia sui nuovi centri di rimpatrio e braccio di ferro con le regioni, ma Piantedosi non cede, avanti con il nostro piano. Il ministro infatti incassa l'ok di Liguria, Calabria e Abruzzo, sono possibiliste anche Umbria e Puglia. Siamo aperti al dialogo, un CPR a Ventimiglia, ma alta tensione con l'Emilia-Romagna. Si convinto dunque da Liguria, Calabria e Abruzzo, disponibile però anche il Cuore Verde, disponibilità responsabile della Puglia, che non condivide l'approccio, ma nonostante abbia già 2 CPR su 9 è pronto a dare un'ulteriore mano. No invece, almeno per ora, dall'Emilia-Romagna, un no che si aggiunge a quello ancora più fermo della Toscana, mentre la Campania, con Vincenzo De Luca, non pone pregiudiziali e chiede chiarezza sul piano del governo, proprio sui nuovi CPR. Per il decreto Sud al Ministero della Difesa sarà assegnato un fondo da 20 milioni per la realizzazione del piano. Il presidente dell'Abruzzo ha detto: avere più centri significa velocizzare le procedure e velocizzare dunque anche i rimpatri. Con Il Messaggero invece la previdenza in apertura. Per le pensioni, la proposta dell'INPS è quella di cifre ridotte a chi vive di più. Lo studio dell'istituto, infatti, è sul tavolo del governo. Si parla di un ricalcolo in base a impiego e speranza di vita. Per l'ente, il coefficiente di trasformazione uguale per tutti è un'ingiustizia da sanare. Un ex dirigente percepisce l'assegno per 5 anni in più rispetto a un lavoratore dipendente. I pensionati più longevi sono in Umbria e Marche, questo si evince anche dalla grafica, in particolar modo per il sesso maschile. Marche e Umbria sono prime in classifica rispetto alle altre regioni proprio per la longevità maschile, mentre l'Umbria è al quarto posto, a pari merito con Veneto e Sardegna per quanto riguarda la longevità femminile. Campania invece e Sicilia sono in coda alla classifica. E per il fisco intanto parte da gennaio il concordato biennale per le partite IVA, questo è un altro titolo del Messaggero. Per il 2024-2025 le aziende che accettano la proposta delle entrate si metteranno al riparo da successivi controlli. Il viceministro Leo ha detto: l'attuazione della riforma inizierà dalle misure che non richiedono copertura finanziaria. Ma vediamo più nel dettaglio le notizie dall'Umbria.
Umbria. Torniamo alle pagine della Nazione, dove in apertura si parla di cronaca con questo fatto di un tassista arrestato con della sostanza stupefacente e 62.000 euro. Il carico è stato trovato dalla stradale, era nascosto all'interno della macchina su cui viaggiava per l'appunto questo tassista, ma altre due operazioni importanti sono scattate grazie alla Guardia di Finanza sia a Terni che a Perugia. Ne parleremo fra poco nel dettaglio. A proposito di Perugia, in fotonotizia con la Nazione alla Fiera del Nulla, l'agonia del mercato scoperto nel cuore perugino, gli stand commerciali allestiti 6 anni fa in Piazza del Circo sono da tempo chiusi e fatiscenti, si legge, si resiste solo l'ortolano, un'offesa, dicono dal quartiere, a chi passa e vive nella zona, togliamo queste baracche. Con il Messaggero invece in apertura con il dorso regionale la scuola, 9 istituti vanno verso la chiusura e Serafini, che è la segretaria generale del sindacato autonomo della SNALS CONFAL, dice: siamo preoccupati per come le istituzioni scolastiche sono dislocate sul territorio. A Perugia inneggiavano al terrorismo, 4 finiscono a processo, sono un albanese e 3 marocchini che sono stati rinviati a giudizio dal GUP Natalia Giubilei. Ancora da Perugia, sulla rotta della cocaina, la base del clan era in un bar, 2 arresti, 8 indagati, sospettabili pagati per tenere la droga. A Perugia svolta per il recupero dell'ex Turreno, ma fra le altre notizie c'è questa che arriva da Terni, dove una nonna detective ha sventato una truffa, quella del classico parente che chiama e chiede di avere dei soldi altrimenti scatterebbe l'arresto nei suoi confronti. L'appello della signora ternana di 92 anni ai coetanei, alle persone anziane: fate domande a trabocchetto in modo da capire se vi stanno raggirando oppure si tratta di fatti reali. Con il Corriere dell'Umbria invece la questione sbarchi, Tesei dice pronti all'accoglienza, la Presidente della Regione infatti collabora all'individuazione dell'area per allestire il centro migranti. Entro 2 mesi il Ministero della Difesa dovrà avere la lista dei nuovi centri di permanenza per i rimpatri decisi dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 settembre per far fronte proprio all'emergenza migranti, ma soprattutto per far fronte all'emergenza legata ai migranti irregolari, un'operazione complessa già iniziata da qualche settimana dopo che il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha espresso l'indicazione di aprire una struttura in ogni regione, anche in Umbria. La valutazione di un eventuale CPR nel cuore verde è in capo alla prefettura, così come la scelta di un luogo in collaborazione anche con il Demanio. Come regione, ha detto la presidente Tesei, sempre in sinergia con le autorità competenti ci stiamo adattando. In fotonotizia con il Corriere la lotta allo spaccio, 3 operazioni della finanza di Perugia, di Terni e della stradale di Stodi, in totale sono stati sequestrati 47 kg di droga in queste operazioni congiunte, 25 solo per un fatto che sta riguardando una rete di spaccio tra Alto Tevere, Alto Chiascio e Perugino, di cui dicevo parleremo in un servizio. Fra gli altri titoli con il Corriere però anche l'ipotesi Freccia Rossa a Terni, Trenitalia dice si può fare, risposta al Comune, ora la parola passa alla regione. Da Spoleto invece artisti da tutto il mondo al Menotti Art Festival, da oggi mostre, spettacoli e musica proprio nella città spoletina. Vediamo più nel dettaglio le notizie, torniamo alle pagine del Messaggero dove in apertura si parla di scuola, in 3 anni 9 istituti sono a rischio chiusura. Il piano di dimensionamento infatti preoccupa molto i sindacati, fra questi quello della SNALS CONFAL con la segretaria generale nazionale Elvira Serafini, che ha detto allarmati, siamo allarmati per come sono dislocati gli istituti sul territorio. Serafini ha inoltre affrontato anche il tema delle bocciature dei docenti al termine dell'anno di prova, ha detto è un fenomeno rilevante che dimostra che non si tratti solo di una formalità, un fenomeno che anche in Umbria si sta verificando ma che ha un'incidenza molto più bassa rispetto alle altre regioni. A proposito della chiusura delle scuole, ovviamente il rischio è che vengano meno decine di posti tra dirigenti scolastici e personale amministrativo. E poi la storia di cui parlavamo poco fa, questa della nonna detective da Terni che ha sventato l'inganno.
i truffatori, ho fatto domande a trabocchetto e li ho presi in giro. La signora di 92 anni ha permesso alla polizia di prendere due giovani che le volevano spillare 4.000 euro. È stata contattata da il figlio che le diceva: ho bisogno di soldi per pagare bollette non saldate, altrimenti arrivano a casa tua e ti arrestano. La signora però, grazie proprio a delle domande a trabocchetto, ha capito che si trattava di un raggiro, ha dato appuntamento ai due giovanissimi che sono stati arrestati, sono entrambi napoletani disoccupati con diversi precedenti penali, gli ha dato appuntamento a casa sua, ma c'era anche la polizia che dunque è riuscita ad identificarli e ora lei ovviamente lancia la raccomandazione a tutti quelli della sua età affinché facciano proprio attenzione e dà suggerimenti proprio su come sventare questa tipologia di truffa che purtroppo è in aumento. Infatti l'Umbria è la terza regione d'Italia più colpita, 48 persone over 65 ogni 100.000 abitanti sono vittime di truffa, questi dati 2022 del Ministero dell'Interno. A Perugia poi in primo piano, dicevamo, questa operazione della Guardia di Finanza, la rotta della coca, la base dei clan in un bar, da Ravenna passando per Umberti, dei vertici nella zona di Ponte San Giovanni, ci sono 10 indagati, pagavano fino a 1.000 euro a insospettabili per tenere la droga in casa. E di questa operazione importante della Guardia di Finanza ne abbiamo parlato nel corso del nostro TG Sera, in un servizio che vi riproponiamo anche questa mattina in questa rassegna stampa. Un servizio a cura di Carlo Stocchi. Sono considerati due gruppi criminali, uno composto prevalentemente da soggetti di origine marocchina e l'altro da albanesi, in grado di rifornire le piazze di spaccio del territorio umbro di rilevanti quantitativi di marijuana, hashish e cocaina. 25 i chili di droga complessivamente sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Perugia. Le Fiamme Gialle hanno arrestato 9 stranieri e un italiano. Su disposizione dei GIP, 2 sono agli arresti domiciliari, 8 invece hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, 5 anche di dimora nel comune di residenza. 5 sono cittadini di origine marocchina residenti in provincia di Perugia, 5 di origine albanese, di cui 2 residenti a Perugia e 3 a Ravenna, per finire un italiano nato a Gubbio e residente a Perugia. Le indagini, avviate lo scorso anno dalla sezione GOA dei GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sono state condotte mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali e con l'utilizzo di sistemi di localizzazione satellitare, insieme ai più tradizionali servizi di appostamento, osservazione e pedinamento. Personaggi di spicco sono 2 marocchini che avevano contatti con fornitori albanesi nel Ravennate. Secondo la Guardia di Finanza, da questi acquistavano la droga che veniva poi spacciata attraverso una propria rete a Perugia, utilizzando come base logistica un bar nella zona di Ponte San Giovanni, i cui titolari sono estranei ai fatti. Nel corso dell'indagine sono documentati 57 episodi di spaccio con l'arresto in flagranza di una persona e il sequestro complessivo di circa 25 kg di droga. E riprendiamo con le notizie con il Messaggero, sempre per la cronaca: tassista, corriere di hashish, in E45 con quasi 3 kg e oltre 60.000 euro, è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Todi. Sempre per la cronaca, da Perugia la decisione, apologia del terrorismo sui social, in 4 finiscono a processo, richiesta di rinvio a giudizio per altri 2 indagati, ma uno è in carcere per omicidio, l'altro invece è stato espulso dall'Italia 3 anni fa. Con la Nazione ancora la cronaca in apertura, siamo a Gualdo Tadino, incendi all'auto della ex, è stato individuato grazie alla videosorveglianza. Il fatto era accaduto nella notte tra il 23 e il 24 agosto, si tratta di un uomo del 1975 di 48 anni, gualdese, che è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine, quelle della zona di Cerqueto dove si è consumato proprio questo fatto, e grazie a quelle ai distributori di benzina dove l'uomo avrebbe riempito una bottiglietta con del liquido infiammabile, per l'appunto del carburante, data poi alle fiamme proprio per prigionare l'incendio ai danni della vettura della ex compagna. Per lui ora è scattato il divieto di avvicinamento nei confronti della donna. Finisce ai domiciliari invece un uomo che ha minacciato il rivale
in amore. La decisione è stata presa dal procuratore Raffaele Cantone, mentre per l'impiegata ad Assisi, l'ufficiale giudiziario infedele, la decisione è stata assolta dal giudice. Era accusata di essersi impossessata di somme di denaro destinate all'erario, quasi 40.000 euro di tasse che un ufficiale giudiziario all'epoca in servizio all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Assisi avrebbe trattenuto per sé in violazione della legge, ma dopo anni di processo l'ufficiale giudiziario è stata assolta perché il fatto non sussiste. Il questore Bellassai invece saluta Perugia e va a Catania, ha detto: abbiamo dato segnali importanti alla comunità, ha deciso di non fare un vero e proprio bilancio dei suoi anni alla guida degli uffici di via Emanuele Petri, il questore che, come detto, da ottobre andrà a guidare la questura di Catania, ma chiudendo ha detto, chiudendo questo percorso ha detto si è chiuso anche un cerchio in cui grande sforzo è stato messo in campo per il progetto ad esempio Borghi Sicuri, un modello di intervento che abbiamo fortemente voluto perché l'esempio è l'esempio di quello che deve essere la polizia. Senza le istituzioni, ha detto, non ci sarebbero risultati di questo tipo, risultati importanti per il fronte sicurezza a cui hanno contribuito i cittadini che, ha detto, sono da sempre dalla nostra parte e ci aiutano proprio anche nelle varie operazioni. Per le storie di cronaca ancora, taxi carico di droga e denaro, un 54enne finisce ai domiciliari. A Terni invece sono stati sequestrati 20 kg di marijuana, arrestato un 31enne, ancora una volta un'operazione della Guardia di Finanza Provinciale che ha arrestato e condotto nel carcere di Sabbione un 31enne ternano. Pozzo Campana, spaccio in pieno centro, muro usato come nascondiglio, i residenti protestano, la piazza è deturpata e chiedono che si metta fine a questa situazione. Per la cronaca ancora la notizia che abbiamo sentito dal servizio, rifornivano di stupefacenti le piazze umbre, maxi retata della Guardia di Finanza, 10 misure cautelari eseguite tra Perugia e Ravenna, documentate 57 cessioni. La sanità sotto i riflettori, i fronti aperti, la nuova PET-TC giace in magazzino d'aprile. Siamo a Perugia, il progetto di sostituzione del macchinario risale a 4 anni fa e quello vecchio è rotto, e a Perugia così cresce il tono delle proteste. A Spoleto invece sabato si scende in piazza proprio a favore della sanità e dell'ospedale. Salute e tecnologia, il fascicolo elettronico fra 3 anni sarà a regime. E poi invece dalla Disu fanno sapere che i costi non si tagliano, si parla dunque della questione degli affitti per gli studenti, con la replica per l'appunto della Disu alla Regione, per il cui commissario Luigi Rossetti ha detto è impossibile ridurre certe spese e dunque i costi non riescono ad essere tagliati. Da Perugia, CISL e patronato, gazebo per lavoro e pensioni, l'iniziativa del sindacato a Ponte San Giovanni. Da Perugia più nel dettaglio anche alcune notizie legate al mercato scoperto, è un bluff, box fantasma e stand chiusi da anni, con le testimonianze di chi vive e lavora nella zona. I cittadini dicono doveva essere solo provvisorio, vanno rimosse subito le baracche che deturpano Piazza del Circo. Per l'Arco Etrusco e Piazza Grimana invece filiera corta, bontà della terra e socialità. Da domani venerdì il mercato dell'Arco Etrusco riprende il via con orario 12-19. Il quartiere invece di Porta Eburnea si racconta con un weekend di iniziative, eventi, visite, installazioni e progetti per promuovere e rilanciare una zona dedicata all'acropoli. Economia e ambiente, imprese e bene comune, il modello società benefit, la sfida della sostenibilità dell'Umbria e le sue aziende al centro di un convegno promosso da Fondazione Perugia e da Confindustria. Esperti e studiosi hanno detto si tratta di una grande opportunità. C'è poi il bando da 300.000 euro proprio della Fondazione Perugia, raddoppia il valore idee, i progetti dal 26 di settembre, perché nel corso di questa conferenza Fondazione Perugia ha presentato anche alla collettività questo nuovo bando in cofinanziamento con le imprese, dal titolo Raddoppia il valore delle tue idee, che è destinato agli enti del terzo settore
che verrà pubblicato il prossimo 26 settembre. Si tratta, come detto, di un bando da 300.000 euro aperto fino al febbraio 2024. Ancora dal capoluogo il restyling del Curi, la giunta dà l'ok al progetto e ora la palla passa al CONI. Palazzo dei Priori formalizza l'atto, decide di investire 5,3 milioni di euro. Decisivo sarà il parere di Malagò e arriva una proposta anche per l'acquisto del Perugia. A San Sisto ci sono nuovi pavimenti alla scuola Grecchi. Per invece la festa regionale del PD ci sarà la segretaria Schlein, affitti e siamo a fianco degli studenti. Questo è proprio il commento della segretaria. Con il Corriere dell'Umbria invece in apertura dicevamo delle parole della presidente Donatella Tesei, noi collaborativi in merito al ruolo della regione nell'individuazione del centro per il rimpatrio. La governatrice ha detto ci stiamo adoperando affinché venga garantita l'accoglienza necessaria. Per i CPR sono sicurezza nazionale, 18 mesi se straniero non collabora. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con tutte le cifre e le disposizioni per allestire le strutture destinate alla difesa. Risorse fino ad un massimo di 45 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione. Andiamo ancora avanti sempre con il Corriere dell'Umbria, un'ampia pagina di cronaca con le varie operazioni di Carabinieri e Guardia di Finanza, operazione antidroga smantellate due bande, questa è l'inchiesta delle Fiamme Gialle di Perugia, recuperati 25 kg di stupefacenti, emesse misure cautelari per 10 persone, alcune addirittura spacciavano ai domiciliari, tassista di nuovo che è stato fermato con la droga e con 62.000 euro, da Terni invece fumo e marijuana nascosti nell'armadio, smascherato dalle Fiamme Gialle un 31enne. A Città di Castello invece un giovane albanese di 22 anni era in Italia da pochi giorni, è stato fermato dai carabinieri tifernati ed è stato trovato in possesso di cocaina, per questo è stato arrestato. Vediamo anche le notizie con i vari siti di informazione online. Su Umbria 24 si parla del lascito Mariani e dunque siamo comunque sia nella zona di Città di Castello. In aula scontro tra difesa e procura, 20 anni senza trovare una soluzione. Il caso per il quale sono stati citati in giudizio la giunta regionale, l'ex sindaco di Castello e l'ex direttore dell'USL 1 e una serie di dirigenti è stato discusso mercoledì in Corte dei Conti. Su Perugia Today invece, dall'utopia del grande Curi al mutuo per uno stadio più sicuro e moderno, la svolta del comune, soldi e progetto, c'è il via libera del sindaco, degli assessori Pastorelli e Bertinelli che hanno redatto proprio il project e il piano finanziario. Su tuttooggi.info arrestato Ternano con 20 kg di droga in casa grazie alla Guardia di Finanza. Su Notizia Diretta invece si parla dei contributi per l'affitto, ci sono aiuti in arrivo per 123 famiglie e il fatto è legato alla città di Umbertide, dove è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei destinatari degli aiuti economici. Su Gualdo News invece si parla proprio di Gualdo Tadino con i giochi delle porte che sono stati presentati nella giornata di ieri in regione e sono stati definiti identità di un territorio con il presidente dell'ente giochi delle porte Claudio Zeni che proprio in conferenza stampa alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, della presidente della regione Donatella Tesei e del vicepresidente dell'Umbria Roberto Morroni ha annunciato proprio la volontà di far sì che l'AUSR, cioè l'Associazione Umbra Rievocazioni Storiche, possa candidarsi con tutte le sue rievocazioni come patrimonio dell'UNESCO. Su TRG Media invece di nuovo la cronaca con il maxi blitz antidroga della Finanza, eseguite 10 misure cautelari, una nei confronti anche di un eugubino. Vediamo più nel dettaglio ora le notizie dalle città dell'Umbria con il Messaggero a Perugia. Tari per le aree esterne, concessionarie stangate, accertamenti da parte della Gesenu, c'è chi deve pagare anche 180.000 euro, non solo auto, sono 300 le attività raggiunte, avvisi per un totale di ben 900.000 euro. Per il Tirreno invece c'è la svolta, soldi dalla regione, ora può partire il recupero. A Pozzo Campana invece degrado e spaccio che viene segnalato dai residenti e poi il problema invece del
Chico Mendes di questo parco, un parco da record, anche se comunque iniziano ad esserci tra i vari rifiuti che purtroppo costellano quest'area verde meno mozziconi rispetto al solito. Fontivegge, l'ultima battaglia del questore, come detto Bellassai ai saluti, ancora una missione, ha detto daremo risposte concrete. Bassa operazione alla stazione sotto la regia di prefettura e di questura. In tribunale la vicenda dei morti in un burrone a causa di un incidente nel 2019 sulla strada 73 bis di Bocca Trabaria. A giudizio sono finiti tre dipendenti di ANAS, ma il giudice per l'udienza preliminare di Perugia, Valerio D'Andria, ha prosciolto il dirigente di ANAS che era finito sotto inchiesta in seguito alla morte di una coppia di turisti francesi proprio in questo incidente sulla strada 73 bis. Al proscioglimento del dirigente sono seguiti invece tre rinvii a giudizio: il processo per il capo cantoniere, il capo centro e il capo nucleo dell'azienda che si occupa di infrastrutture e gestisce la più importante rete di strade italiane. Inizierà il 20 di settembre. A Perugia ancora minacce e insulti. Lo stalker è il nuovo compagno della ex. Si tratta di un 56enne già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. A Gualdo Tadino, sempre a proposito di violenza fra coniugi ed ex coniugi, un uomo ha incendiato, come detto, un'auto per gelosia all'ex compagna, ma è stato incastrato dalle telecamere e dai carabinieri di Gualdo Tadino. A Città di Castello di nuovo il lascito Mariani e scontro sul danno erariale. La questione dei 3,8 milioni di euro stimati girati alla USL è approdata ieri alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Per la procura contabile c'è una palese violazione del vincolo di destinazione, ma la regione risponde, le somme sono ancora disponibili. A Bastia Umbra, furti ai genitori, nonna e zio per l'alcol, ora dovrà stare a 500 metri di distanza. E a Marciano ci sono 630.000 euro per il restyling delle strade, per la riqualificazione delle strade comunali. A Gubbio invece il processo Goracci, battaglia in aula sulla prescrizione, le parti civili sono in pressing sulla decadenza dei termini con il presidente del tribunale Mariella Roberti che ha prospettato alle parti civili l'ipotesi che vi siano ancora dei reati di cui Goracci è accusato, che potrebbero non essere caduti in prescrizione, però i tempi secondo i calcoli degli avvocati sarebbero maturati, avendo peraltro dichiarato pubblicamente proprio il legale di Goracci Libori l'accettazione della prescrizione, e allora il giudice Roberti si è riservata di verificare. Ancora le notizie, siamo a Foligno con il Messaggero, in casa un fucile pulito, la polizia arresta 47enne, si indaga sulla provenienza dell'arma che non risulterebbe provento di furto. Contestata dunque la detenzione illegale di armi anche a carico di due conviventi. La ricorrenza, il 9 ottobre la città e la diocesi di Foligno e tutta la comunità conventuale di San Francesco festeggeranno il decennale della canonizzazione di Angela da Foligno. All'auditorium invece va in scena il concerto degli Amici della Musica con Magrelli e Menghini. A Spoleto la CISL sul caso ospedale, terzo polo con Foligno, il sindacato compatto spiega perché non partecipa alla manifestazione, e dall'opposizione Imbriani si schiera contro Sissi e dice faccia le battaglie nelle sedi istituzionali. Le storie di provincia diventano protagoniste in Spoleto Calling, un'opera legata ad un concorso letterario nazionale che sono parte della manifestazione Contaminazioni che si terrà dal 3 al 18 ottobre a Spoleto presso Palazzo Mauri. A scuola invece, per scegliere il pesce, si è tenuto ieri all'Istituto Alberghiero De Carolis il convegno Un pesce al dì, come imparare ad acquistare, scegliere, conservare e gustare i prodotti ittici in sicurezza. Per il cinema un nuovo film è in programma a Spoleto, si tratta di Romeo e Giulietta diretto da Giovanni Veronesi, e ora si cercano comparse proprio per la pellicola. A Terni perde il lavoro e spaccia in casa 20 kg di droga, come detto il blitz delle Fiamme Gialle nell'abitazione di un operaio di 31 anni. Dalle rotonde ai vigilantes, per Bandecchi pioggia di esposti con l'ennesimo sfogo del sindaco Ternano.
sono indagato, ha detto, per tutto quello che ho fatto per la città. Gli ambulanti vogliamo tornare al foro Boario, ritengono dunque il posto migliore rispetto a tutti gli altri che sono stati opzionati e chiedono di essere rimandati proprio al foro. Da Borgo Bovio invece la polizia ha denunciato due persone per furto con strappo in concorso a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, al termine della quale due cittadini rumeni, un uomo e una donna, entrambi di 46 anni con numerosi precedenti penali e contro il patrimonio, sono stati identificati come i presunti autori del furto di una catena ad un ultra settantenne ternana a fine agosto proprio nella zona di Borgo Bovio. Strappano catenina d'anziana, sono stati presi. Usura a finire nella rete sono gli ex benestanti, il carovita colpisce anche impiegati e imprenditori che spendono troppo. Fausto Cardella della Fondazione ha detto ora siamo operativi anche a Terni. Ad Attigliano invece danneggiò la stele di Nassiria, è stato preso, è un uomo di 32 anni, residente nel Viterbese, già indagato in passato per altri reati, che è stato denunciato ai piede libero dai carabinieri. Da Terni, infortunio in Ast, operaio cade in una buca di 4 metri. I numeri sono in crescita, non si fermano infatti gli infortuni sul lavoro. Dopo il ragazzo ferito in un cantiere qualche giorno fa, un colpo di vento gli ha fatto crollare addosso una pila di telai di finestre. Martedì sera ad essere coinvolto in un infortunio un operaio di una ditta esterna di Ast che era impegnato nell'area dei lavori di dismissione dei forni della cosiddetta ex Titania nei pressi del reparto Pixel all'interno dell'acciaieria Arvedi Ast, con l'uomo che è caduto in una buca procurandosi la frattura di un piede. La manifestazione poi con le incursioni artistiche di Cavour Art nelle chiese. Ogni giorno un evento, oltre 200 artisti in mostra negli angoli del centro storico ternano. Andiamo ancora avanti, le storie, quella della fisarmonica di Ceccarelli, Fabio Ceccarelli, musicista famoso a livello internazionale che ha detto la musica spazza le ombre, così la vita è ancora bella. Ha firmato la colonna sonora del film di Roberto Benigni e ha detto ora ho perso la vista ma imparo a memoria gli spartiti per suonare. Poi un'altra storia, quella di Francesco Mattiangeli, il sogno di un bambino che ora lo porta sul tetto d'Europa. Una lunga serie di trionfi nel subbuteo, l'ultimo ai campionati europei a Gibilterra nella gara a squadre. Ancora le notizie anche con il Corriere dell'Umbria, ci rispostiamo a Perugia. Vediamo più nel dettaglio l'apertura del quotidiano che è dedicata alla sagra dei cartelli stradali, tra quelli sbagliati, quelli inutili e quelli indecifrabili. Dall'ospedale con l'indicazione Silvestrini alle indicazioni per le segreterie universitarie fantasma, una mappa della segnaletica che a volte si legge diventa sinonimo di sciatteria e di ineguatezza. Ad esempio si legge i tabelloni di latta che sono vuoti, triste lascito delle ultime consultazioni elettorali, il rebus per qualche insegna legata al parcheggio, all'ingresso di Pian di Massiano l'abbreviazione confonde spesso le idee, e poi il caso del Silvestrini che ormai da diversi anni non ha più questo nominativo ma è l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Qualche difficoltà c'è ad esempio, si legge anche sugli autobus quando è abbreviato con osp.misericordia, che non crea facile comprensione. Le parole di Giuseppe Bellassai, il questore che lascerà il capoluogo umbro, Perugia è sicura, queste le sue parole nella conferenza che ha tenuto proprio ieri nel salutare il Cuore Verde. Alla fine del mese infatti assumerà il comando della questura di Catania. I cittadini, ha detto, qui sono i primi alleati di noi poliziotti. A Perugia praticavano la jihad, 4 stranieri finiscono a processo, e poi di nuovo minaccia all'ex fidanzato della compagna, 56enne finisce ai domiciliari. Andiamo ancora avanti, sempre con il Corriere dell'Umbria dal capoluogo, e boom di turisti a settembre, lo dice anche il direttore del Brufani, grande recupero degli stranieri, soprattutto americani e danesi, pienone nelle vie del centro storico con i commercianti che dicono ci sono tanti visitatori però spendono di meno. Ancora da Perugia, zafferano, uova e formaggi al mercato dell'Arco Etrusco, in piazza Puletti tornano gli stand con i prodotti agricoli della filiera corta. Variazione di bilancio per il restante
restyling del Curi da 5,3 milioni di euro con la giunta che, come detto, ha approvato il progetto di fattibilità. A Passignano sul Trasimeno i lupi attaccano anche di giorno. Allevatori residenti dell'area montana scrivono a Regione e Forze dell'Ordine e parlano di avvistamenti continui. A farne le spese il bestiame, ma ci sono state anche aggressioni verso i cani. A Passignano raccordo ci sono i lavori a San Donato, a Piegaro invece al via il campo di protezione civile con 150 volontari. Questa iniziativa è promossa dal Comitato Croce Rossa Italiana Valnestore tra esercitazioni e simulazioni. A Cittadella Pieve visita guidata con il FAIA, la mostra dedicata al Perugino. Sarà la storica dell'arte Vittoria Garibaldi a condurre i presenti in un viaggio per riscoprire il pittore. Ad Assisi impianti sportivi fermi al palo, l'incontro con il ministro Abodi. Da Roma assicurata collaborazione per reperire le risorse per la piscina e lo stadio degli Ulivi. A Bassia Umbra la cronaca minaccia genitori e parenti per avere i soldi per l'alcol, ora non li potrà avvicinare, il 33enne accusato anche di furto ed estorsione. Ancora ad Assisi la figura di frate Jacopo sarà al centro di un incontro, l'evento al Sacro Convento davanti ad un folto pubblico. A Todi raccolta differenziata a livelli record, ad agosto toccata la quota del 78,32%, proseguono le azioni di sensibilizzazione ambientali, alle primarie saranno consegnate le borracce. A Marciano invece per il trasporto delle persone con disabilità arrivano i fondi. Andiamo a Città di Castello, si parla ancora una volta anche con il Corriere dell'Umbria dell'Ascito Mariani e scontro in aula. Udienza in Corte dei Conti, duello tra le difese della giunta regionale e degli altri imputati con la procura. Dalla città di Fernate anche il focus storico sull'editoria ricordando Scipione Lapi, appuntamento sabato alla Biblioteca Carducci. Omicidio stradale, turisti francesi morti, come detto tre sono finiti a processo, c'è stato un proscioglimento, dunque tre rinvii a giudizio. E poi la vicenda Sogepu, assoluta trasparenza, queste le parole del sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, che ha risposto alle accuse delle minoranze sull'incontro tenutosi con il consiglio di amministrazione della partecipata Tifernate. A Città di Castello ancora interventi in arrivo per i campi sportivi, sorveglianza per la struttura di Mattonata, il cordoglio per la scomparsa di Sante Mencagli, imprenditore agricolo che era molto conosciuto in città. E per la cultura, Magistri Luce sarà dedicato a Signorelli e Burri. A Morra si è esibita la Scuola Cantorum Abbatini. Ci spostiamo, saltiamo la pagina della Val Tiberina e ci spostiamo direttamente su quella di Umbertide. Due nuovi impianti fotovoltaici per scuole e piscina comunale dal PNRR, 180.000 euro con l'assessore Villarini che dice energia pulita e risparmio. A Citerna invece le spose sfilano in piazza contro la violenza sulle donne, palloncini rossi in cielo, successo dell'iniziativa di Valentina Ercolani. E a Monte Santa Maria Tiberina si parla di viabilità per la provinciale 103, si riapre lunedì. I lavori infatti sono terminati in anticipo e si parla ovviamente degli interventi sui ponti che sono stati messi in atto. A Gubbio spaccano i finestrini e tentano furto, prese di mira due vetture parcheggiate in zona Zappacenere, in entrambi i casi è stata presentata denuncia, l'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì, l'area è molto frequentata da chi ama camminare, ma un fatto analogo si è registrato nella stessa giornata anche nella frazione di Ponte d'Assi nei pressi di Villa Fassia. Sempre da Gubbio, viabilità in via Bonarelli al centro di una mozione. Brunetti di Democratici per Gubbio, Martinelli e Minelli di Scelgo Gubbio propongono di eliminare un marciapiede. Per il Festival del Medioevo un percorso dedicato ai sapori, è l'appuntamento di questa sera alle ore 18 sempre a Gubbio con Gustum, un nutrizionista presenterà i prodotti locali prima della degustazione. A Gualdutadino anziani sfregiano auto con pennarello, il fatto in via Imbriani martedì sera con la scusa della sosta selvaggia, sono stati fermati da un residente, si tratta di un uomo di circa 70 anni che è entrato in azione insieme ad un coetaneo che lo aspettava in macchina. Hanno imbrattato con un pennarello indelebile i vetri di almeno tre automobili parcheggiate alla fine di via Imbriani nella zona dove ha sede l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Sempre a Gualdutadino ai fotografi Raggi e Severini il riconoscimento per le fotografie scattate nell'ambito del contest Angolo di Campo. A Nocera Umbra invece il sindaco Caparvi interviene sulla viabilità e dice:
I lavori sulla Flaminia saranno chiusi entro la fine del mese. E di nuovo da Gualdo Tadino, il fatto di cronaca di cui abbiamo parlato anche prima, vettura incendiata a Cerqueto, è stato incastrato l'ex della proprietaria. A Foligno invece nuovi punti luce per la città, 80 apparecchi di illuminazione a basso consumo accenderanno 6 vie entro la fine dell'anno. Risse e degrado in centro, c'è l'esposto dei residenti dopo gli episodi di violenza negli scorsi giorni. Il consigliere Bortoletti per la politica passa Forza Italia, rieletto con la Lega, e poi per la cronaca nasconde un fucile in casa, è stato arrestato un 47enne sempre a Foligno. A proposito di Foligno, da Foligno a Buenos Aires a passo di tango, la favola della ballerina Sara Lupparelli in coppia con il Byron Torres, un titolo europeo e due sfide mondiali. Una favola, tutto avuto inizio da un viaggio in Argentina, la giovane coppia si esibisce ora nei festival di maggiore prestigio. Ancora da Foligno c'è l'incontro con la poesia domani a Palazzo Deli, a Trevi il mondo dell'oratorio nel libro di Padre Oronzo che sarà presentato nella chiesa di San Francesco sabato prossimo alle ore 18, e da Foligno Festival Medicina Integrata, nuovo format e tanti ospiti, laboratori e incontri nelle migliori location. A Spoleto la sicurezza stradale entra in classe, uno dei nuovi progetti inseriti tra le proposte didattiche del Comune per le scuole del territorio, ma si parla anche della Spoleto Norcia in mountain bike che conquista l'Italia Bike Festival. Il sodalizio del presidente Ministrini ha preso parte alla più importante fiera nazionale del ciclismo a Misano Adriatico. È il giorno del Menotti Art Festival, sempre da Foligno, con il presidente Filipponi, che dice ci siamo dotati di una vera e propria accademia riconosciuta dal Ministero. Particolare annullo filatelico speciale di poste per la rassegna del Menotti Art Festival. A Norcia invece termina la missione delle Suore del Sisma, sono state sempre vicine alla popolazione nei momenti più difficili, con Monsignor Boccardo che ha detto preziosa presenza e ricca di significato la loro. Andiamo a Terni ora, ancora con il Corriere dell'Umbria, Frecciarossa, la fermata nella città dell'acciaio è possibile. Trenitalia infatti ha risposto al Comune dicendo che serve però la copertura economica della regione. Il corridore ha detto non costerebbe tanto. Il vice sindaco fa i conti, altri treni verrebbero soppressi, inciderebbe 2-3 euro in più a chilometro. A Terni ancora le buche provocarono incidenti e Palazzo Spada per questo è stato condannato. Ci sono due sentenze che riconoscono il diritto ad essere risarciti ad altrettanti ciclomotoristi caduti e feriti per le strade dissestate, in totale 40.000 euro, con il Consiglio Comunale che dovrà dare l'ok al debito fuori bilancio. Per la Novamont si vara il marchio di qualità per l'ambiente, l'azienda affina le sue strategie contro l'ecologismo di facciata, fissata il 18 ottobre la data per il passaggio di proprietà a Versalis. Infortunio sul lavoro, ex Titania, come detto ferito un operaio precipitato in una buca, ancora per il lavoro Treofan che passa nelle mani dei polacchi di Visopac, è stata perfezionata la cessione di ramo d'azienda da parte di Jindal, mentre i sindacati chiedono un incontro tra le parti al Ministero. Ancora da Terni, l'autodromo, il progettista visita l'area, incontra il Comune. Maxi operazione Toner, 3 anni con l'abbreviato per un ternano 51enne, seconda tranche di indagati, caduta l'ipotesi associativa. Scoperto dai carabinieri, sempre a Terni, un ladro di batterie, stava rubando nel cofano di una vettura, chiede un bicchiere d'acqua a un'anziana e poi le strappa la catenina dal collo. La polizia ha denunciato questa donna che aveva messo a segno questo furto a Borgo Bovio. La banda di Terni alla festa di Alternativa Popolare, la kermessa alla passeggiata sarà l'occasione per presentare il nuovo complesso musicale. Una rete in difesa dei valori costituzionali, c'è l'iniziativa della CGL a Terni. Ada Urbani invece alla guida della FIDAPA, passaggio di consegne dopo 2 anni con la presidente uscente Patrizia Cecchetti. Il cimitero di Cesi è incustodito, Ferranti di Forza Italia invita il Comune ad intervenire seguendo un ordine di priorità. Andiamo a Narni, ci sono le proteste per il parco in abbandono, i genitori dei bambini che frequentano l'area verde allo scalo tornano a chiedere l'intervento del Comune. Ad Attigliano denunciò monumenti ai caduti, è stato denunciato, e di nuovo da Narni, alchimie, linguaggi di donne, parte il Festival della Letteratura fino al 24 di settembre.
Ad Orvieto, pazienti oncologici, nuovo servizio, convenzione tra Orvieto contro il cancro e USL per terapie fisioterapiche al Day Hospital del Santa Maria della Stella. Il caso Promete Orvieto sollecita l'uso dei fondi PNRR per migliorare la sanità. Per i carabinieri il tenente colonnello Fratini a capo dei RIS di Messina, a Castelviscardo invece al via i lavori nella residenza che ospita anziani e disabili. La struttura di Monte Rubiaio è di proprietà della cooperativa sociale Sant'Antonio Abate, in futuro potrebbe accogliere anche i pellegrini. Le notizie anche con La Nazione: da Perugia Poste e Confcommercio siglano la convenzione, le tariffe agevolate sulle spedizioni nazionali e servizi a pagamento. Sabato e domenica invece al Santa Giuliana ci sono i giorni dell'atletica con la finale nazionale oro, in arrivo 500 sportivi da tutta Italia. Per il mercato coperto, terrazza in swing, c'è il tuffo negli anni 40 e 50 d'ingresso libero con questo evento. Per la missione istituzionale la straniera in Brasile ci sono scambi con l'Ateneo di San Paolo. Domenica San Pietro invece merendanzo, cibo, cultura e socialità. La Città del Sole festeggia e cerca fondi, tra gli ospiti anche Luca Zingaretti. L'ITIS Volta invece celebra la giornata della pace, a lezione di rispetto. Interviene tra gli altri anche Flavio Lotti. A Piegaro è tutto pronto per la maxi esercitazione. Ci sono 4 giorni dedicati al soccorso. Parteciperanno oltre 150 volontari e decine di mezzi. A Magione Don Luciano è il nuovo parroco di Agenzia. A Città della Pieve Vittoria Garibaldi condurrà una visita alla mostra Il battesimo fu chiamato Pietro, dedicata al Perugino. Sempre a Magione la cooperativa dei pescatori celebra 95 anni di attività. A Castiglione del Lago invece l'attacco di Lodovichi di Forza Italia. La sanità, c'è chi fa i fatti e chi si prepara alle elezioni. Ad Assisi Piscina nulla di fatto con la Lega che attacca il sindaco. A Bassia Umbra maltratta i familiari per i soldi dell'alcol, c'è il divieto di avvicinamento. A Todi Modern Nordic Walking c'è il meeting a fine mese, il 30 di settembre. Andiamo ancora avanti e siamo a Gubbio, dove è partito invece il Festival del Medioevo, il taglio del nastro a cui però non ha partecipato la regione. Il sindaco Stirati ha detto che è necessario dare continuità e solidità alla manifestazione. Tra le rivelazioni del festival anche la scoperta su chi era la madre di Leonardo da Vinci. Ma sentiamo di più di questa inaugurazione sul dibattito centrale nel momento inaugurale del festival, legato proprio ai mancati fondi ministeriali per sostenere la manifestazione nel servizio a cura di Cinzia Tini. Io ho parlato personalmente, soltanto con l'amicizia, con il ministro Santuriano, il ministro della cultura, che era molto preoccupato, questa cosa c'era così, a finanziare il festival del Medioevo. Non entra in nessun cassetto. Io gli ho detto, sono fiorentino, quindi discendo da una lunga razza di artigiani, fate vedere uno di cassetti. La simpatia tutta in salsa fiorentina di Franco Cardini, che ironizza sui mancati finanziamenti ministeriali al Festival del Medioevo di Gubbio, ha aperto la 9ª edizione di questo appuntamento ormai consolidato in città, che chiama fino a domenica al Centro Servizi Santo Spirito studiosi di tutta Italia e non a confrontarsi sul tema Oriente Occidente e le frontiere mobili della storia. Il saluto del primo cittadino Filippo Stirati al suo ultimo festival in qualità di sindaco, che ha vivamente auspicato che la prossima amministrazione comunale, qualunque essa sia, prosegua nel sostegno a questa manifestazione fiore all'occhiello di Gubbio, salutando il pubblico con un benaugurante lunga vita al festival. L'introduzione poi del direttore Federico Fioravanti, che nel ringraziare tutti i sostenitori pubblici e privati, in particolare i due main sponsor Colace e MCVR, ha ricordato come il festival ad oggi non riceva alcun finanziamento dal Ministero della Cultura per la mancanza di una voce specifica, in gergo tecnico un cassetto, in cui far rientrare la peculiare formula: non è folklore, non è convegnistica tout court, di qui l'ironica battuta del professor Cardini. Convitato di pietra la regione Umbria, non presente con una rappresentanza istituzionale. Per il resto il festival ha preso avvio con la lezione magistralis del professor Cardini sul tema del confronto tra Occidente e Oriente e con l'ultima scoperta nel mondo degli storici presentata dal professor Carlo Vecce sulla madre di Leonardo da Vinci, una circassa, una schiava del sesso proveniente dall'area caucasica al di là del Mar Nero, una storia di sfruttamento, di vessazione, ma con un suo lieto fine, quando la storia è ancora attualissima. Riprendiamo con le notizie dalla Nazione, sempre da Gubbio sulla Contessa. Procedono i lavori per la ricostruzione della galleria, è stata peraltro benedetta un'effigie che rappresenta Santa Barbara, protettrice dei minatori, proprio rinvenuta all'ingresso della
Galleria. Ancora da Gubbio, la questione parcheggi tra Teatro Romano e Piazza 40 Martiri, la Giunta assicura la volontà di fare chiarezza con il Sindaco, che garantisce proprio l'impegno della Giunta nel risolvere questa situazione per quanto riguarda il Teatro Romano, una situazione che è legata alla mancata applicazione da parte dei vigili urbani di una delibera d'urgenza adottata dalla Giunta nonostante il parere contrario della Polizia Locale dei cittadini della Polizia Locale, i cittadini si chiedono se possa un organo comunale non attuare una delibera dell'esecutivo. A Gualdo Tadino invece traffico scolastico e disagi, servono soluzioni immediate, a chiederle Forza Italia. Ancora da Gubbio, Gustum, parte questo progetto, protagonisti saranno i prodotti tipici, 4 gli appuntamenti in programma, uno per l'appunto nell'ambito del Festival del Medioevo. E peraltro vi ricordo che a partire dalle 15:30 di oggi andremo in onda in diretta proprio dal Festival, in diretta dal Medioevo, con la seconda puntata, tanti ospiti e tanti argomenti di cui parlare. 15:30 diretta su TRG, ovviamente in streaming sulla nostra, sul nostro sito trgmedia.it. Ma noi torniamo alle notizie dall'Umbria, siamo a Città di Castello. Arriva in città e va subito a spacciare, è stato arrestato dopo pochi giorni in Italia, di nuovo questo giovane albanese che è stato bloccato e arrestato dai carabinieri, era in possesso di cocaina. Per la nazionale di ginnastica, Angelica Mariotti è il nuovo tecnico, incaricata dalla Federazione Italiana Sport Disabilità a ricoprire il ruolo di tecnico nazionale per il settore ginnastica artistica femminile. Ancora da Città di Castello, il comune risanerà gli impianti sportivi, l'assessore Carletti fa il punto sugli interventi programmati, su mattonata gli Agostinelli, e spunta anche la questione sorveglianza. C'è l'iniziativa poi Puliamo il Mondo alla scuola Pascoli con alunni e insegnanti domani al lavoro con secchi e scope. Ad Umbertide invece la scuola Monini va grazie al sole, in arrivo l'impianto fotovoltaico, si tratta di un investimento da 90.000 euro sull'impianto della materna, avrà anche funzioni didattiche. A Città di Castello i 60 anni delle grafiche Sabbioni saranno ricordate con un evento, e poi la replica del sindaco Secondi su Sogepu, ha detto un incontro trasparente. Ci spostiamo a Foligno, ma la movida in centro, l'appello a comune e locali, via i tavoli di notte. I residenti vogliono maggior rispetto del riposo e che il cuore della città non venga ridotto a urinatoio o luogo di risse, le richieste di Foligno civica e civile. Torna all'appuntamento con la Francescana, sempre a Foligno, un fine settimana a tutta bici. A Trevi per le cartiere c'è l'open day, tutti i segreti del riciclo. E poi invece aveva in casa un fucile irregolare, era ai domiciliari, è stato portato in cella, è un 47enne arrestato dalla polizia a Foligno. Il ricordo del cantore recita all'auditorium, si ricorda Elio Pandolfi, l'attore che è scomparso prematuramente 2 anni fa. A Spoleto mobilitazione in difesa della sanità, la CISL si smarca ma non troppo, il sindacato infatti come detto non parteciperà al corteo di sabato, incalza però la regione sul terzo polo ospedaliero. Al valico della Somma si è verificato uno scontro tra moto e auto lungo la Flaminia. A Spoleto c'è l'ok alla riqualificazione del palatenda di via Laureti, l'ex centro vaccinale Covid, tornerà un impianto sportivo. Sempre da Spoleto, segnaletica orizzontale, scocca l'ora del rifacimento, al via alcuni interventi che interesseranno diverse vie del centro, ma non solo. E poi da Foligno, Bortoletti che cambia partito, l'ex Lega va in Forza Italia, il consigliere comunale era già nel gruppo misto. A Terni, infiltrazioni di criminalità mafiosa alimentate dai penitenziari, la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, punta l'indice sulla presenza delle case di reclusione di Terni e Spoleto e sui parenti dei boss ospitati. Danneggiata la stele per i caduti di Nasseria, indagine di carabinieri, è stato come detto denunciato il responsabile. Banda dei furti nei bar, cliente eroe insegue e fa prendere il ladro, è successo negli scorsi giorni. L'intervento sempre da Terni, ruba la batteria dell'auto, è stato scoperto dall'arma e denunciato, nei guai anche il padre. Domani, cambiando argomento, sempre dalla città dell'acciaio, torna la notte bianca dello sport in centro con 79 associazioni che hanno aderito alla manifestazione, che vedrà rappresentate 40 diverse discipline.
anziana scippata della collanina mentre era affacciata alla finestra. Giungla, Borgo Bovio, denunciati un uomo e una donna. Ad Orvieto invece l'allarme sicurezza lanciato dal PD, serve più luce sui luoghi pubblici. Il consigliere comunale Federico Giovannini attacca la giunta e chiede di intensificare l'azione di vigilanza. Dopo 37 anni di servizio invece il commissario Anna Maria Mancini va in pensione, il saluto della questura, la sua una vita alla mobile e alle volanti, con il saluto e gli auguri per il pensionamento. A Castelviscardo, storica residenza per anziani e disabili, cambia look. A Civitella del Lago si inaugura domani la mostra di cartografia antica. Ad Orvieto si parla di solidarietà con Orvieto contro il cancro a sostegno di pazienti e familiari. Con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro TG Mattino, pubblicità e poi tutte le news legate allo sport.